Ok, facciamo adesso questo, abbiamo finito un pochino presto, facciamo adesso questo esperimento di proprietà di quello che stiamo facendo. Vorrei che adesso ci deste voi una segnalazione di quello che vorreste sentire di più. Avete già avuto un po' un metro dalla cosa, cioè, ci sono tante altre cose da raccontare su questa crisi, su quello che ci stanno facendo, però è molto importante che siate anche poi voi a guidare il loro sapere, quello che da loro volete estrarre. Quindi adesso noi apriamo due microfoni qua, ok? Quindi invitiamo innanzitutto chiunque abbia una domanda a venire a fare una domanda breve che poniamo a loro, la risponderanno chi vuole rispondere risponde, ma anche suggerimenti, proprio, cioè voi il consiglio d'amministrazione che chiede ai consulenti di parlare di quello che volete e di quello che vi interessa di più. Facciamolo subito oggi e non facciamolo domani, che è troppo tardi, ok? Quindi prendete in mano voi quello che vi serve e che vi interessa di più. Dai, venite verso i microfoni, chi vuole, ci sono i ragazzi qua, vi invitiamo a fare o domande o a proporre cose. Sì, credo di sì. Vi volevo ringraziare, ma vado subito alla domanda. Let's thank you, but let me move tutti on gli interventi to the question. Sono All stati molto interessanti. So far have been mi sembra che per darci un po' di speranza per il futuro I think that for us to be possa able essere to ancora più interessante the future, darci un'idea delle possibili soluzioni. Per esempio quello che ha detto Auerbach verso la fine. Example, what, credo che alla said fine towards the end. Poter combattere questa lotta che sarà lunga e faticosa bisogna vedere un obiettivo, altrimenti la gente si demotiva, almeno per me funziona così. Credo che sia importante vedere delle possibili soluzioni. It would be important for you to speak about possible solutions. Okay, well, I try to start with a solution. As I said, one of the cercherò di partire dalla proposta di una soluzione. Una delle difficoltà che noi incontriamo è che c'è un difetto strutturale al cuore dell'Unione Monetaria Europea. I tedeschi in particolare amano dire che si tratta di un problema di sperpero fiscale. E questo non è assolutamente vero. Infatti i grandi deficit che ci sono in questi paesi dipendono da una scarsa crescita economica, quindi sono un sintomo, non una causa. È un po' come dare la colpa al termometro per aver registrato la temperatura elevata quando il paziente ha la febbre. Quindi quello che deve succedere è questo. La gente si deve rendere conto che è solo la Banca Centrale Europea in questo frangente che crea gli euro. Nessun singolo paese è in grado di farlo. E questo ovviamente mette un peso superiore sulle spalle della Banca Centrale Europea che non se lo vuole accollare. La Banca Centrale Europea si continua a nascondere dietro i legalismi dicendo che non lo può fare a causa del Trattato di Maastricht, che però è un trattato molto ambiguo e ha un'ampia autorità di fare quello che vuole sulla base della clausola di stabilità finanziaria. Quindi è facile prendere qualunque misura desiderino. Io ho fatto la proposta della distribuzione pro capita del reddito, ma si è detto che sarebbe un intervento iperinflazionistico, però non lo è, secondo me. In realtà, in questa situazione, succede che la Banca Centrale Europea emette euro, crea euro, e compra bond sul mercato secondario e quindi la liquidità che ne deriva viene ridepositata nelle riserve della Banca Centrale Europea.
A questo punto però non c'è spesa nell'economia reale, non vi è nulla di inflazionistico quindi in questa manovra. Quindi si potrebbe dire, e allora a che serve se non crea spesa? Allora non c'è domanda e ci ritroviamo con lo stesso problema. Però io invece dico che ci sono due problemi diversi qui che sono collegati e distinti al tempo stesso. Innanzitutto c'è il problema della solvibilità e poi c'è il problema della domanda aggregata carente. Se si risolve il primo problema, il secondo diventa molto più facile da affrontare. I titoli governativi vengono trattati a prezzi molto bassi perché la gente pensa che paesi come la Grecia e l'Italia siano praticamente sull'orlo del baratro. E quindi chiaramente vengono richiesti tassi di interesse molto elevati oppure praticamente vengono tagliati fuori dal mercato dei capitali come sta avvenendo nel caso della Grecia adesso. Se la Banca Centrale Europea intervenisse in maniera effettiva e fissasse i tassi di interesse italiani al 4%, cosa che potrebbe fare data la sua capacità illimitata di produrre euro, allora il problema insolvenza scomparirebbe. E una volta risolto questo problema di solvibilità, diventa molto più possibile a questi paesi dire emettete titoli sul mercato dei capitali che possono essere usati per finanziare diverse iniziative di crescita in diversi modi, programmi di garanzia del lavoro e quant'altro. Comunque è molto più facile raccogliere fondi quando le preoccupazioni vengono in qualche modo a dissolversi. Se non si dà da mangiare al paziente richiedendo un'austerità fiscale, le cose non possono funzionare. La Banca Centrale Europea di oggi è un po' come una persona che lascia che un paziente rimanga in ospedale a recuperarsi dopo un incidente e poi praticamente a un certo punto quando la persona si sta per rialzare dal letto va lì, gli spacca la gamba e gli rimette la flebo e lo fa rimettere a letto. Quindi ci sono dei modi diversi per aiutare una persona a rimettersi. Scusa, pensavo fosse quello in basso, siccome non ti sentivo fuori, ho detto forse. 70 persone sono qua, penso che sia. If so many people are here, I think it is basically to try and understand what's credo questo desiderio di capire sia soprattutto perché tutte queste persone vogliono agire. Is based on a desire quello che to vi chiedo act è come fa, quali suggerimenti, so quali strumenti pensate che si debbano essere messi a disposizione nostra per riacquisire il controllo. So that we can, il problema dei go CEO, in control. The problem non è the un problema solo di una banca, a problem il problema è anche just un problema one di uno it un is paese, a una città, an entire country, a state, a city. Come devono i cittadini noi organizzarsi per riuscire a riacquisire questo controllo. First get mics that work. Speriamo che funzioni il microfono. Obviously this varies. Ovviamente ci sono differenze da un paese all'altro. Io sono solo 48 ore che sono arrivato in Italia, quindi non sono la posizione migliore per dirvi come procedere dal punto di vista dell'organizzazione di tutto questo. Posso suggerire delle idee che hanno funzionato in altri contesti e voi mi potreste dire se poi queste secondo voi potrebbero funzionare in Italia. Per esempio, Berlusconi ha cambiato le leggi in maniera da far sì che la frode contabile non fosse più perseguibile in Italia.
E questa è una cosa che non è difendibile. Si potrebbe creare un movimento di opposizione a questo, e non, però le altre parti non avrebbero nulla da opporre, sarebbe addirittura imbarazzante provarci. Quindi questa è una strategia delle piccole vittorie, trovare un qualcosa di piccolo, vincere, usarlo per attirare l'attenzione delle persone su questa piccola vittoria. Io in pratica volevo chiedere questo, siccome è tutto in mano I wanted le banche, to ask the following. Cosa ci costa noi Since fondare noi una banca? Everybody creates a bank now, why couldn't we set up a bank? Is that feasible for normal people like us? Sì. Vorrei dire questo, la Banca Centrale Europea, parliamone brevemente, dovrebbe avvicinarsi al microfono. Chi è che ha creato la Banca Centrale Europea? Chi è che impone la politica della Banca Centrale Europea? Sono gli stati stessi. Anche se la Banca Centrale Europea decidesse di finanziare la spesa degli stati, il governo francese e il governo tedesco direbbero di no. Rifiuterebbero qualunque tipo di politica che mirasse a salvare l'economia. Tutti lo sanno questo. E questo è il primo punto. La Banca Centrale Europea è una oligarchia debole di 17 banche centrali, governate de facto dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca Centrale Tedesca. Ma tutti sanno che le banche centrali della Francia e della Germania non fanno mai nulla senza il supporto e l'avallo della nuova asse che governa l'Europa, la Parigi-Berlino. E quindi è la stessa cosa per le banche. I governi francese e tedesco hanno imposto delle politiche di distruzione in tutta l'Europa. E ora l'economia si trova in una condizione talmente disastrosa che abbiamo bisogno di un enorme incremento di spesa. Quindi non è semplicemente un programma di garanzia del lavoro, ove la maggioranza della popolazione sia per sempre destinata a rimanere disoccupata. Pertanto la mia soluzione è questa. Appoggiamo qualunque movimento venga creato per liberarsi dell'euro. Non c'è altra soluzione. Ridare la piena sovranità monetaria agli stati.
Buongiorno a tutti. Good morning. Io capisco che la Banca Centrale I understand that the European Central Bank, in particular in view of what you have just said, will not help us. And I think no other bank will do what we need, so we have to take action. Qui presenti. Quello che hanno fatto le banche è stato quello di impoverirci. All banks have done was impoverish us, and I was aware that Italy was a country of big savers. They are gradually taking that away from us because of the last 10 years with the euro we have been spending whatever savings we had set aside. So my idea would maybe not to create a bank because I don't like that term, to be honest, but possibly to create a movement since we all have some little savings, maybe not huge capitals, but the real wealth is not made by big capitals, but by small capitals put together. And today there are many of us. So we could physically decide to actually finance those who want to work, who want to generate a real economy, for example, physically speaking, producing, manufacturing something, giving work to people, thus selling, buying goods with something in exchange for that. What you have suggested is exactly quello che suggerisce lei è esattamente quello che voleva e che ha suggerito il movimento Occupy Wall Street, cioè riprendere i soldi dalle banche e creare delle unioni di credito, delle credit union. Quando si parla di creare un movimento, si intende un movimento che ci permetta di capire che la vera tragedia è che i risparmi accumulati non vengono utilizzati per creare nuovi posti di lavoro, generare nuova formazione di capitale, ma semplicemente per fomentare il debito. E questo è il modo sbagliato di usare il risparmio. Più si risparmia, più l'economia si indebita e più aumenta il credito delle banche, quindi aumenta ulteriormente il credito. Quindi alla fine le banche non fanno altro che creare debito senza creare il modo di ripagarlo. Per cui di pari passo con la creazione di un sistema bancario alternativo ci si dovrebbero fare due cose. Da una parte una pressione popolare per definire esattamente come dovrebbe essere un buon sistema bancario se facesse parte di un capitalismo industriale, come si è teorizzato nel XIX secolo. Altra cosa necessaria, un sistema fiscale che vada di pari passo con una riforma finanziaria per eliminare la deducibilità fiscale degli interessi. E l'ultima cosa è quello che ha detto Ken Livingstone, il sindaco di Londra, che ha proposto come slogan di una campagna la scorsa settimana in Inghilterra: mettete i banchieri in prigione se non rispettano la legge e se fanno cattivo utilizzo del sistema del credito. Quindi tre filoni di riforma in linea con quanto diceva il movimento Occupy Wall Street: divulgare, far circolare queste idee in tutta Italia, creando conferenze grandi come queste che non possono più essere ignorate dai media e dal governo. Il mio intervento nei confronti del professor Parghe. Non c'è un professor Parghe. Mi sarebbe piaciuto parlare. Can I get to translate it into French? Comunque, unfortunately, that is not the case. Otherwise, I would have liked to speak French. However, I share your position. Sì. In risposta anche alla domanda che also, when you answered the question that was asked previously concerning possible solutions you could offer us.
l'unica sono I solo due le there are only two cioè, possible options. Una è quella del funzionamento della Banca Centrale Europea così come funziona the European la Central Fed Bank to have it work like the Fed or any other federale. Central bank in a federal state, but unfortunately Europe is not a federal state, so the only working alternative is another. I think that once we have verified the mechanisms for setting up the monetary union, to which Professor Parguet has illustrated perfectly, and the balances that are currently emerging between different states, so I don't think we will ever reach the point of setting up a European Central Bank which works like the Fed works in the United States. No, io confermo la mia non è proprio una domanda. So, no, it's not a question actually. I'm just confirming what Professor Parguet was saying. So that's the only possible solution. And I think that the only viable alternative is a political choice allowing us to get out of the euro because at least Italy, other different from Greece can avoid default, but can do it so can do so now because the more time goes by, the closer we will get to a situation like Greece's. A short answer, very voglio rispondere molto brevemente a questa sollecitazione così interessante. Innanzitutto lei ha assolutamente ragione. The very option of the United States of Europe la opzione della creazione degli Stati Uniti d'Europa è stata respinta fin dall'inizio. Perché coloro che intendevano abolire gli stati a livello di nazione non intendevano creare uno stato a livello europeo. Secondo punto. Come ho già detto, la Banca Centrale Europea potrebbe essere anche rinominata la Banca Centrale Inutile, cioè non controlla l'inflazione. Con un mio amico che lavora negli Stati Uniti, noi abbiamo calcolato il tasso di inflazione in Francia e in Germania. E questo significa che c'è stato un effettivo calo del potere d'acquisto e lo abbiamo calcolato intorno al 7%. Perciò la Banca Centrale non è in grado di controllare l'inflazione. Per quel che riguarda l'ultimo punto che lei ha sollevato, dico sì, effettivamente rischiamo di trovarci in una condizione della società in cui l'unica opzione sia di abbandonare il sistema. E, fra le altre cose, le banche non vogliono venire rimborsate e questo è un punto su cui dovrei ulteriormente dilungarmi. I francesi e i tedeschi hanno creato un sistema introducendo una specie di circuito eterno del debito per la popolazione europea. È questo che hanno fatto. E se l'Italia decide di lasciare l'euro, il sistema crolla. Il valore reale dell'euro è zero. And it is a fact that
Il fatto è che la Francia e la Germania, e soprattutto i francesi, hanno paura di questa eventualità. Quindi lei ha assolutamente ragione. Buongiorno. Vi farei una domanda che si ricollega alle precedenti, ma da un punto di vista leggermente differente. Qui molti hanno chiesto cosa potrebbero fare i cittadini comuni per opporsi a questo stato di cose e la cosa è stata già risposta in maniera eccellente. Ci sono però qua altri cittadini che partecipano già come attivisti a movimenti, partiti e altre istituzioni esistenti in Italia e che vorrebbero sicuramente fare qualcosa per provare a cambiare la situazione dall'interno di queste istituzioni. Quindi vorrei chiedervi, assumendo per un attimo il punto di vista di queste persone che devono cambiare la partitocrazia esistente in Italia per riuscire ad avere un dialogo democratico e considerando il fatto che la manifestazione pacifica purtroppo ha un'utilità di cui sono pessimista, visto quello che sta succedendo in Grecia, che cosa proporreste di fare? Quali misure ci consigliereste di intraprendere come attivisti di movimenti esistenti per lavorare all'interno di essi e convincere i vertici a adottare simili misure, perché sennò ve lo chiedo perché l'effetto che rischiamo di avere è come al solito di ostruzionismo totale del governo italiano nei riguardi delle nostre idee che qui stiamo prendendo. Opposition by the Italian government vis-à-vis whatever idea we put forward. Thank you. So this is clearly the question. Questa è la domanda fondamentale che tutti voi avrete in testa ed è molto difficile per tutti noi riuscire a darvi risposta. Noi non abbiamo davvero una conoscenza approfondita di quello che succede in Italia, quali sono i collegamenti, le opzioni. Quello che noi sappiamo e quello che ha capito benissimo Paolo Barnard è che l'informazione vi deve arrivare e questo significa potere per voi. E ovviamente l'unione fa la forza. Pertanto l'informazione, la conoscenza che potete acquisire e i collegamenti che potete stabilire all'interno delle vostre organizzazioni di attivisti, i vostri sindacati, dovete però stare uniti, creare un gruppo forte che veramente riesca ad avere una buona comprensione dei problemi esistenti e dire tutti insieme no. Basta, basta, non vi crediamo più, noi sappiamo che cos'è che non va, noi sappiamo che l'austerità non serve a risolvere il problema, rifiutiamo le vostre politiche, noi stavamo molto meglio prima dell'euro, noi sappiamo che è il sistema monetario che ci sta facendo male, che non va bene per noi, che ci sta facendo crollare. Noi dobbiamo tutti trattarci gli uni con gli altri come membri di una stessa Europa e se voi non ci trattate come esponenti di una stessa comunità, noi vogliamo uscirne. Se ripensate a 15 anni fa, il debito dell'Italia era esattamente allo stesso livello di oggi, 120% del PIL. E perché allora non c'era stata una crisi? E io spero davvero che a questo punto abbiate capito che non eravate in crisi allora perché potevate sempre ripagare il vostro debito e non dovevate andare sui mercati dei titoli, accettare le loro regole, fare quello che volevano loro, accettare che stabilissero loro le vostre politiche economiche, avevate una valuta, non potevano approfittarsi di voi, non potevano obbligarvi a
sacrificarvi come possono invece fare adesso. Stesso debito, valuta diversa, quindi non è il livello di debito che vi caccia nei guai, è la denominazione del vostro debito. Voi dovete farlo capire a tutti che questo l'avete compreso appieno, che non vi fate più imbrogliare e che sapete come uscire da questa situazione. Look around. I said yesterday you scare. Guardatevi intorno. Ieri ho detto che siete il peggior incubo dei banchieri. Mettetevi insieme, fate circolare la voce a sempre più persone, amici, conoscenti, fategli vedere le fotografie. Scegliete due o tre temi che possano trovare il supporto delle vostre organizzazioni, create una coalizione efficiente, cercate di individuare dei temi che sia veramente imbarazzante difendere per la controparte. E state alle costole dei media, instancabilmente, fateli sentire imbarazzati per il fatto che non parlano di voi. È stato nominato il problema tedesco. Someone mentioned the German problem. In altre sedi si è parlato di un problema americano nella storia e di un problema giapponese e di recente anche di un problema cinese. Questi popoli hanno un tratto comune. All these people have one common feature. Molto in people questi paesi, work very in media. Hard in these countries. In Europa stiamo osservando un calo di salari in che Europe, ci spinge a lavorare sempre più ore al giorno. Questo abbassa il valore di mercato del lavoro che more ci fa lavorare ancora di più, abbassa ulteriormente i salari. Siamo in presenza di un circolo vizioso. La gente non ha più tempo di stare con la famiglia e diventa sempre più cattiva. La mia domanda è questa. È possibile che un'intossicazione da lavoro produca nei prossimi 20 o 50 anni centinaia di milioni di morti per abolizione della democrazia? Millions of deaths induced by the disappearance of democracy. Again, sì, to be brief. Voglio essere breve anche stavolta, ci provo. Inizialmente mi era stato detto che questo evento sarebbe stato rivolto a descrivere gli abomini della Commissione europea e che al primo ministro era stato richiesto di evitare questo crollo in qualche modo. Perlomeno la situazione in Italia è che avete uno Stato debole, mentre invece in Francia abbiamo uno Stato forte. Un altro punto. Penso che a questo punto ci sia una cosa in gioco. Bisogna imporre un cambiamento politica. La gente, eccetto voi che siete qui, accetta di vivere in un mondo fatto di falsità. E quindi accettano il taglio dei salari, delle pensioni. In Francia e in Germania siamo al minimo livello mai raggiunto fin dal periodo fra le due guerre o addirittura il periodo nazista. In Francia, nell'arco di 20 anni,
è calato enormemente il livello dei salari, di almeno il 30-40%. E sì, sì, ci sono sempre più persone che si suicidano in Francia proprio a causa di questa situazione. Persone che ancora hanno un posto di lavoro vive lavorando in aziende dove il regime vigente è sempre più improntato a schemi di tipologia sovietica. La gente non è mai stata così produttiva. La produttività in Francia e in Germania, anche in Italia, è una delle più alte al mondo, ma al tempo stesso i salari reali crollano e la gente non si rende conto di questa situazione così grave. Paolo ha parlato, oppure no, lui ha parlato del movimento Occupy Wall Street, in rapporto invece alla gente che se ne va nelle shopping mall, nei centri commerciali. Ecco, in gran parte della Francia però adesso tutti questi centri commerciali sono chiusi, sono vuoti. Proprio la gente non va più nei centri commerciali, c'è un arretramento praticamente a una condizione quasi medievale. Questo succede anche in Germania. Dobbiamo cercare assolutamente di sensibilizzare l'opinione pubblica, fare capire qual è la verità, obbligare i media a rivelare la verità della nostra situazione. E grazie per aver fatto questa domanda. Buongiorno. Io volevo chiedere degli approfondimenti, ma le domande e le vostre risposte mi hanno già soddisfatto. Però mi hanno fatto anche venire details, but you have already answered my original question. However, a new one has emerged in the meanwhile. Io scrivo su alcuni gruppi di discussione su internet e mi sono convinto oggi ancora di più che una soluzione possibile per noi è uscire dall'euro. E ogni volta che però si comincia a parlare con qualcuno di uscire dall'euro, la risposta che arriva è: se usciamo dall'euro è peggio. Allora la domanda è: siccome io vorrei rispondere in modo corretto a queste persone, la domanda è che cosa ci succederebbe veramente e realmente per le persone normali come noi qui oggi tutti siamo, se usciamo domani dall'euro. Grazie. La risposta più semplice è che le stesse previsioni sono state fatte anche per l'Islanda. L'Islanda non ha dovuto ovviamente uscire dall'euro, ma la risposta è stata: noi metteremo in galera i banchieri corrotti e siamo disponibili a ripagare il debito, ma sarà nella valuta locale. E se non vi piace, allora peggio per voi. Aggiungo anche un'altra cosa molto velocemente. L'Italia non è la Grecia e io, dicendo questo, non voglio offendere la Grecia in nessun modo, ma l'Italia è un grande paese e fa tantissime cose che vorrebbero avere tanti altri paesi del mondo. Io ho un vestito italiano, la camicia, le scarpe. È un paese pieno di vita, un paese pieno di vitalità e lo è stato per migliaia di anni in modi diversi e continuerà ad esserlo in futuro. Non vi è motivo per cui l'Italia e la sua grandezza debbano essere associati con una valuta come l'euro.
Vorrei aggiungere solo una cosa, che l'Europa ha bisogno dell'Italia più di quanto l'Italia abbia bisogno dell'Europa. I would like to add. Voglio aggiungere anche una cosa. I would add that this is what you can say. Questo lo potete dire a quelli che vi dicono cosa succederebbe se ce ne andiamo. Rispondete, cosa succederebbe se rimanessimo? A quello che ha detto Stephanie vorrei aggiungere una cosa. Non capisco in che modo l'Italia potrebbe trarre beneficio da una permanenza nell'euro. Come ho detto stamane, il capitalismo in Europa è morto, soprattutto a causa del sistema dell'euro. L'economia reale è sull'orlo di un baratro. E quindi l'euro è un parassita che è arrivato fino al cervello, e questo ha causato un disastro anche in un paese grande, uno dei più grandi del mondo come l'Italia. Il paese dell'intelligenza, della ragione. Com'è possibile continuare a soffrire a causa del fanatismo e dell'imbecillità dei responsabili del sistema dell'euro? Scusate, posso intervenire su una cosa? Non interrompo le domande, dico solo questo. Questa sera, dopo cena, c'era prevista la tavola rotonda con alcuni temi, poi l'abbiamo cambiata. Mi sembra invece che stia nascendo una cosa bellissima in questo momento. Vi faccio una proposta per stasera. Guardate, no, veramente, questi qua li dobbiamo spremere come dei limoni. No, non sto scherzando, no, sono loro a vostra disposizione, non il contrario, l'abbiamo detto tre volte oggi. Allora, questa sera, perché noi italiani che siamo qua e che siamo bombardati dai media tutti i giorni in televisione, i vari Giavazzi e i Boeri e tutti questi tromboni che sparano sull'euro e dicono con toni sprezzanti, ma se l'Italietta della lira, il travaglio, questa gente qua, ok? Allora, perché noi oggi pomeriggio ci saranno delle lezioni molto importanti, c'è la MMT che spiegherà proprio le finanze funzionali per uscire da questo disastro. Però nell'arco del pomeriggio mettetevi nella testa tutte le domande che gli italiani tromboni dei media, cioè tutte le obiezioni che gli italiani tromboni dei media vi sparerebbero nella testa per dirvi che siete degli sciocchi, degli stupidi, che non capite niente di economia, che state parlando di complottismi, eccetera. Fatevi questa lista di obiezioni e questa sera gliele poniamo tutte una dopo l'altra e loro ci diranno esattamente una su una che cosa rispondere, perché noi dobbiamo uscire da qua che siamo ferrati, blindati con tutte le risposte, ok? Quindi continuate pure con le domande, ma stasera parliamo di questo dopo cena. I will add one thing literally to the question you were asked. Vorrei aggiungere una cosa alla domanda che è stata posta, e cioè che la risposta dipenderà anche da ciò che desiderano gli italiani, perché l'Italia riguadagnerà la sua sovranità e saranno gli italiani a fare questa decisione. Ed è questo il guadagno, il vantaggio principale che ci aspetta. Io volevo fare una domanda molto tecnica, nel senso, in un'eventualità di un'uscita dall'Italia dall'euro, come i professori pensano possa essere stabilito in un futuro
un eventuale tasso ricambio della lira o comunque della divisa nazionale con le altre valute. Non la ritenete un'ipotesi abbastanza, non dico utopistica, ma data la globalizzazione e l'economia aperta in cui ci troviamo, se insomma ciò porterebbe l'Italia a vivere in una situazione di completa autarchia, non lo reputano qualcosa di insomma irrazionale? Mi spiego, l'Italia è un paese che importa ma che esporta anche, non lo reputate, se è vero che naturalmente l'assenza di una sovranità nazionale con una moneta, l'euro che non è una moneta sovrana come avete spiegato, i suoi svantaggi, però comunque i dati di fatto sono che l'Italia si trova in un sistema di economia aperta che è costretta comunque a dover tenere conto delle altre realtà economiche internazionali, come sarebbero gli eventuali rapporti, e insomma volevo avere una, anche una spiegazione di quali sono i parametri che potrebbero insomma, stabilire l'eventuale could be used to establish the exchange rate of the lira. Beh, io penso che la risposta corretta alla sua domanda sarebbe che tutti sanno che l'euro è assolutamente super ipervalutato, perché il tasso di cambio dell'euro viene mantenuto grazie a tutta una serie di artifici, fra cui scambi permanenti con il sistema delle riserve federali, e attualmente alcuni sforzi della Francia e della Germania di far arrivare un flusso di dollari dall'Arabia Saudita e anche dalla Cina avrebbe come obiettivo quello appunto di sostenere il valore dell'euro. Il valore reale dell'euro adesso come adesso è nulla. Dopotutto l'Italia, come peraltro la Francia, sempre è sopravvissuta, ha prosperato, è fiorita in un ambiente globale. Senza l'euro, l'Italia sarebbe ed è stata un paese assolutamente molto competitivo, molto concorrenziale, come è stato detto. Quindi, io le posso assicurare, vi posso assicurare che Stefani aveva assolutamente ragione in quello che ha detto. L'euro può sopravvivere soltanto se l'Italia decide di rimanerci nel sistema. Tutte le banche principali francesi e tedesche sono già stanno già cercando di calcolare quale sarebbe l'effetto della fine del sistema euro. In realtà è un sistema morente e quindi l'effetto potrebbe, secondo me, essere un vantaggio per l'Italia se mantenesse la sua o riguadagnasse la sua sovranità monetaria, potrebbe ricostruire facilmente la sua economia. La sua domanda però è incominciata con quale dovrebbe essere, come si potrebbe fissare il tasso di cambio. Beh, io direi che se l'Italia abbandonasse l'Eurozona e tornasse alla lira o introducesse una valuta completamente nuova, beh, è fondamentale che voi faceste assolutamente flottare questa
valuta, vale a dire che non dovreste assolutamente fissare la valuta, agganciarla alla valuta italiana, a qualunque altra valuta nel mondo, altrimenti vi trovereste, come vi ho fatto vedere prima, nella gerarchia, nella piramide, come l'Argentina o la Russia, per cui a questo punto leghereste le vostre mani alla valuta di un altro paese, non stareste tanto meglio, anzi, di come state detto. Quindi deve essere una libera assolutamente fluttuazione, e dovrà essere il mercato a decidere quale sarà il nuovo corso dei cambi fra la nuova lira e l'euro. E come ha detto Marshall, l'Italia produce beni strepitosi che già il resto del mondo vuole. Ora non voglio parlare, non mi immagino che ci sia un problema nel creare domanda per questa nuova valuta. Lasciate che questa valuta in un qualche modo sia associata alla vostra politica interna, nel modo in cui voi la gestite, raggiungete i vostri obiettivi interni macroeconomici, fate crescere la vostra economia e la vostra valuta sarà forte di conseguenza. Buongiorno a tutti quanti. Allora, io voglio porre alcune questioni molto importanti. Innanzitutto mi sembra chiaro a tutti che il problema è la sovranità monetaria e l'euro. Ma mi sembra abbastanza chiaro a tutti che questi tecnocrati mediocri non ci ascoltano e se ne fregano di ascoltarci. Se ne fregano dell'imbarazzo, di sbattergli la verità in faccia. Se ne fregano. Noi, come popolo, siamo qui con uno scopo oggi, informarci, conoscere e divulgare l'informazione. Però abbiamo bisogno di qualcosa in più. Voi avete una conoscenza strutturale del sistema molto più approfondita della nostra. Io, se mi dovessi mettere a studiare quanto avete studiato voi, dovrei passare gli anni. E non lo possiamo fare nessuno di noi. Però voi ci potete essere d'aiuto. Ci dovete fare conoscere quali sono i punti di rottura di questo sistema. Perché questo sistema ha dei punti di rottura. Che sono di ordine legale, di ordine burocratico, di ordine strutturale, perché queste persone sono burocrati perché sono legati alla burocrazia. E dobbiamo cercare, oltre che con la comunicazione, di sfruttare tutte le vie. E voi dovete darci una mano con la conoscenza dei cavilli, perché con i cavilli noi faremo opposizione vera. Che cos'è un tecnico? Un tecnocrate? Beh, un tecnocrate è qualcuno che viene imposto dai banchieri e che sostituisce la democrazia. Quando il primo ministro greco Papandreou ha detto: beh, facciamo un referendum, vediamo se la popolazione greca è disposta ad assumersi questo debito e vendere i suoi beni. Quindi facciamo un referendum su queste cose, ed è stata anche la Merkel e Sarkozy che hanno detto no, mai sia, non si può fare un referendum perché una democrazia non voterebbe nella maniera giusta. Dobbiamo quindi avere un tecnico, un tecnocrate che in un qualche modo sospenda, per così dire, la democrazia. La buona notizia in questo senso è però che se un debito nazionale viene assunto senza un'approvazione democratica, ecco, ritenuto senza alcun valore legale per legge e pertanto può essere ripudiato, per così dire, come debito internazionale, e quindi la Grecia non deve ripagare un singolo euro perché è un debito che non è stato sottoposto a referendum. Quando all'Islanda è stato detto di ripagare e restituire i debiti che non aveva assolutamente legalmente contratto verso l'Inghilterra o verso banche olandesi a causa dell'incompetenza in realtà del controllo, l'incompetenza del controllo dell'Inghilterra e dell'Olanda, i socialdemocratici pro Europa e i Verdi hanno detto: noi vogliamo comunque ripagare, noi vogliamo poi unirci all'Europa, vogliamo, e hanno fatto un referendum, il 92%
degli islandesi ha votato contro il pagare. Non sono riusciti a, così, a liberarsi di tutti questi partiti, anche se evidentemente il sostegno alla proposta socialdemocratica è stata dell'8% e gli islandesi hanno creato nuovi partiti. Quattro anni fa l'80% degli islandesi voleva unirsi all'Europa. Oggi la grande maggioranza dice: non vogliamo l'Europa, non vogliamo l'Unione Europea, non vogliamo l'euro. L'Unione Europea non è quello che ci era stato promesso, non è una democrazia, è un'oligarchia di banchieri e noi diciamo no, non ne faremo parte. E questa è un'opzione che è aperta e disponibile anche per voi. Beh, aggiungerei un'altra cosa, il peggio è che i cosiddetti tecnici non sono soltanto imposti da banchieri e dall'oligarchia dominante, ma sono anche tecnici ignoranti, sono assolutamente all'oscuro dei fondamenti dell'economia e sono anche indifferenti al destino, quello che è il destino della gente comune. Pertanto, vi ho già detto che l'Europa oggi, a causa di questo sistema sociale, è in un qualche modo una sorta di ancien régime, di situazione simile all'ancien régime. Cioè, è come se l'Italia non fosse mai esistita. E quindi è quello di cui abbiamo bisogno, è una sorta di lunga marcia culturale, se possiamo dire, usare questa espressione, per attaccare il quartier generale di questa stupida oligarchia. Abbiamo un problema di tempo, ragazzi. Possiamo allora fare questo. Tenetevi queste domande, soprattutto quello che dicevo prima. Vado a casa, parlo con i miei colleghi di lavoro, parlo con chiunque conosca le obiezioni che ci faranno, che cosa dicono i mainstream di tutta questa storia. E stasera li grigliamo per bene su questo, però adesso dobbiamo fermarci. Mi dispiace. No, sì, ma questo sicuro, no, certo, però sto dicendo, questo è vero, lo mettiamo a disposizione di tutti, però adesso abbiamo dei tempi. Ok, facciamo un'ultima domanda, poi però dobbiamo andare, e le altre stasera, dopo cena, al tavolo rotondo di stasera. Grazie. Salve. Di recente ho letto un articolo sul quotidiano Energia che riportava uno studio fatto dal presidente della Siemens, che ha proprio dichiarato, la Siemens Germania, che per effettuare l'uscita dall'energia atomica, come tutta l'opinione pubblica tedesca vuole, entro il 2030, sono necessari, i costi sono di 1.200 miliardi di euro. Ora, volevo chiedere, secondo voi, quando si parla comunque di cambiamento, di modifiche, eccetera, non bisogna prima di tutto rivedere la pianificazione energetica, il nostro sistema che è interamente basato sui combustibili fossili, e anche a livello nazionale il fatto che dipendiamo dall'energia che viene dall'estero in ogni caso? Ecco, questo è quanto, grazie. Sì, è così, però in realtà oggi non è l'argomento della giornata, ci vorrebbe un sacco di tempo, più di mezz'ora per rispondere a questa cosa, però lei ha perfettamente ragione, è una domanda interessantissima, un tema fondamentale, però in effetti abbiamo anche bisogno noi di energia adesso per pranzo.